È come se avessimo portato nuove tavolozze e nuovi colori, poi a mettere in mano quel pennello lì agli uomini è sempre un po' complicato. Io faccio un lavoro molto strano perché lavoro in TV e in TV ci sono molte poche forme per dipingere le donne, molti pochi colori, cioè se sei intelligente di solito sei un cesso, se sei carina di solito sei muta, ecco, più o meno quelle sono le linee su cui ci si muove. Io nel mio minuscolo, neanche nel mio piccolo, cerco un po' di sparigliare le carte, nel senso che sono contenta di curare la mia immagine, di avere una faccia, insomma, che sia il più simile possibile a quello che mi piace essere, senza rinunciare alla femminilità e comunque azzeccare un congiuntivo. Ecco, questa è più o meno la sfida che mi sono prefissata. E vedo che alcune cose si stanno muovendo, me ne accorgo anche dall'atteggiamento degli uomini, che sono sempre meno accondiscendenti nei confronti delle donne. So che c'è ancora tanta strada da fare, ma del resto ci siamo abituate a camminare su un tacco 12 facendo finta di non soffrire per cos'altro se non per andare lontano. Siamo un punto più avanti degli altri, diciamo. Figurati, stiamo un pezzo avanti. La tua è una nascita molto digitale. Sì, Per tanto io vengo tempo da tu non lì. sei stata Daniela Colli, sei stata No, sta zitta, sì. insomma, e ci è voluto un po' magari a far mecciare le due cose. Come ci si trova dal digitale? Cosa succede quando si esce da quella realtà lì? Ma io lo trovo bello perché secondo me ampliare i terreni di gioco è sempre una cosa buona, no? Io mi piace scrivere, mi piace, ho fatto la radio, sono andata in TV. È bello anche che uno si metta alla prova e che sperimenti diversi linguaggi. Io mi sono presa lo spazio, lo dico in maniera anche poco modesta, nel senso che l'ho voluto proprio fare.